Buongiorno a tutti, innanzitutto vi ringrazio per essere venuti così numerosi nonostante il tempo. Comincio subito con i ringraziamenti così non mi dimentico nessuno. Innanzitutto l'ente Roma Natura, il presidente Gubbiotti che voleva essere presente ma che per motivi meteorologici è rimasto bloccato con il suo volo a Brindisi, i suoi collaboratori che ci hanno aiutato ad allestire tutto quanto. Ovviamente i relatori che hanno, come dire, accettato gentilmente di partecipare a questo convegno, i rappresentanti delle amministrazioni che oggi, come dire, ci fanno onore della loro presenza, in primis la presidente del decimo municipio, la dottoressa Di Pillo, che porta anche i saluti dell'assessore Montanari di Roma Capitale, assessore all'ambiente. E c'è anche il Sergio Celestini, in rappresentanza dell'assessore Alessandri della Regione Lazio, assessore all'ambiente. Finiti i ringraziamenti, diciamo, io volevo un attimo solo spendere due parole per dire perché abbiamo organizzato questo incontro di discussione e di riflessione. Dell'erosione si parla da molto tempo, è un tema, possiamo dire, che va quasi di moda, però noi abbiamo voluto, o cercheremo, insomma, abbiamo cercato di dare un taglio a questo incontro che voleva essere un pochino diverso. Il tema dell'erosione nelle sue, come dire, manifestazioni di tipo tecnico, scientifico, rimane spesso nell'ambito universitario o, diciamo, nell'ambito degli interventi tecnici delle amministrazioni, diciamo, della regione o addirittura quelle statali. Comunque questi interventi o le pianificazioni di questi interventi impattano direttamente sul territorio, quindi anche le amministrazioni locali che fanno le scelte strategiche per, come dire, la pianificazione del tipo di modello di sviluppo che si vuole dare al territorio, dovrebbero secondo noi tener molto conto di queste criticità e di queste fragilità del territorio. E quindi, diciamo, questo voleva essere lo spirito del convegno e spero che stamattina riusciremo, come dire, ad avere qualche indicazione in merito a questo. Ringrazio anche il vice sindaco di Fiumicino, la dottoressa, l'assessora Pagliuca, e questo, diciamo, anzi mi dà modo di fare un'altra precisazione, cioè la natura non ha confini amministrativi. Mi spiego, cioè il Tevere e il mare che diciamo sono stati in equilibrio millenario e che adesso invece diciamo vedono rotto questo equilibrio sostanzialmente dall'intervento umano, non possono procedere separati in questa attività di gestione del territorio, di pianificazione degli interventi. Non è che perché qui siamo nel comune di Roma e dall'altra parte del fiume siamo nel comune di Fiumicino, ognuno prende le sue decisioni indipendentemente dall'altro. Ecco, questo è un altro aspetto che noi vorremmo sottolineare, che ci fosse anche una maggiore collaborazione, una maggiore cooperazione nell'affrontare questa tematica. Bene, ovviamente devo ringraziare anche l'Associazione Mare Libero che ha organizzato tutto questo in collaborazione con il Comitato Mare per Tutti. Dico solo che ovviamente non si può neanche disgiungere nelle attività di contrasto, come dire, alla illegalità, a una gestione, come dire, poco trasparente del bene comune spiaggia, dalla preoccupazione per la sua tutela e per la difesa dell'ambiente. Ho già detto troppo, lascio la parola al nostro primo relatore, al professor Piero Bellotti, che ci parlerà della spiaggia in senso quanto più generale possibile, della sua vita e di come si muove, visto che del titolo della sua presentazione ha voluto indicare proprio la spiaggia immobile. Grazie. Spero che si senta, è giusto, sì, così così. Ti avvicinare un po' più il microfono. Meglio? Bene. Allora, intanto buongiorno a tutti. La spiaggia è mobile, provo in una mezz'oretta a raccontare perché è mobile e soprattutto come le spiagge delle nostre parti in qualche modo si sono mosse, si muovono, si muoveranno. In
Intanto bisogna chiarire cos'è una spiaggia. Abbiamo spesso un'idea incompleta e inesatta di cosa sia una spiaggia. La spiaggia la possiamo considerare come un corpo tridimensionale sensibile, cioè un oggetto in grado di muoversi sotto la spinta delle variazioni dei parametri ambientali. Il corpo sedimentario della spiaggia è in parte emerso e in parte sott'acqua, quindi già questa è la prima cosa che in genere uno non pensa mai, no? La spiaggia arriva alla linea d'arrivo, e non è vero, va anche più in là. E tutto quanto si muove esclusivamente in funzione delle correnti lungo riva che sono generate dal moto ondoso. Da dove a dove va la spiaggia? Allora, il limite interno di una spiaggia naturale è facile da individuare, è il cordone dunare naturale, quindi quando c'è. Il limite esterno è un po' più complicato andarlo a cercare, è ad una certa profondità, un tempo si parlava di lambda mezzi, cioè della metà della lunghezza d'onda massima e complesso, oggi si preferisce utilizzare la profondità di chiusura, che è una profondità, per semplificare, tralasciare le formule che la calcolano, è la profondità oltre il quale il normale moto ondoso non incide sul fondale. Ecco, semplicemente questo è forse un modo un po' semplicistico, però spero sia chiaro. Questa è un'immagine schematica di che cosa sia la spiaggia. Cioè, vedete, la spiaggia è quel tratto indicato in alto in nero che va dal limite della duna fino a quella profondità di chiusura. Lì è segnato 7,6 metri, è puramente indicativo, la profondità di chiusura delle nostre parti si avvicina ai 7 metri. Allora, come è fatta la spiaggia? La parte emersa non è un piano come uno si aspetta, bensì ha dei piccoli rilievi che vengono definite berme. Le berme sono i punti in cui, meglio le linee in cui l'espansione del flutto montante arriva normalmente e genera la berma ordinaria durante le fasi di tempesta e genera la berma di tempesta. Quindi, come vedete, la spiaggia emersa non è piatta. Poi, tra la berma ordinaria e la linea di riva esiste quella che chiamiamo battigia. Quindi la battigia in realtà è un'area compresa tra la linea di riva e la berma ordinaria. Quando parliamo dei famosi 5 metri dalla battigia, la battigia dovrebbe essere calcolata dalla berma e non dalla linea di riva. Quindi questo è un altro elemento, credo, importante. Poi andiamo nella spiaggia sommersa. Lì parla anche di spiaggia intertidale, ma francamente nelle nostre zone l'escursione di marea è così bassa che questa quasi non ce ne accorgiamo che esiste. Nella parte sommersa anche non è un fondo piatto la spiaggia, è caratterizzata da rilievi che in questo caso chiamiamo barre, più semplicemente, in modo molto locale, un po' dialettale, le chiamiamo secche, no? Facciamoci una nuotata fino alla secca, significa raggiungiamo la prima barra. Di barre ce ne stanno una, due, tre talvolta. Oltre l'ultima barra arriviamo rapidamente alla profondità di chiusura e lì la spiaggia finisce. Un'immagine di una spiaggia naturale, vedete la linea di riva sulla sinistra e la prima berma che è ben segnata da quella freccina blu. L'intervallo tra la berma e la linea di riva, quella è la battigia, il famoso bagnasciuga praticamente. Da dove arriva il sedimento di una spiaggia? Dipende dalle spiagge. Tralasciamo le spiagge comprese fra i promontori, sono belle ma non ci riguardano. Tralasciamo le spiagge che caratterizzano gli atolli, sono ancora più belle ma anche queste non ci riguardano. Nella maggioranza dei casi il sedimento della spiaggia arriva dalle foci fluviali. Qui sotto vediamo una spiaggia della Calabria in prossimità della foce del Crati e si vede bene quella che è la spiaggia emersa con la prima berma e in fondo la duna. Questo è il caso più frequente e anche le nostre spiagge sono di questo tipo, non dipendono né dai coralli né dai promontori. Chi muove i sedimenti? I sedimenti vengono mossi dalle cosiddette correnti lungo riva, ovvero sia da quelle correnti che si generano quando i fronti d'onda arrivano sulla spiaggia, normalmente quando arrivano inclinati, tanto più obliqui arrivano, tanto più le correnti lungo riva sono attive.
Lì vedete un'immagine presa da un aereo, del mare che arriva obliquo sulla costa, e sotto vedete lo schema con le frecce che indicano il movimento della corrente lungoriva. Cioè, in pratica, quando l'onda impatta fa muovere i sedimenti con un movimento a dente di sega, e la risultante di questo movimento a dente di sega è la corrente lungoriva. A queste correnti lungoriva, che sono parallele alla riva, per quello si chiamano lungoriva, si aggiungono soprattutto durante le fasi di tempesta delle cosiddette correnti di risucchio, il termine inglese rip current, che altro non fanno che portare un po' di materiale verso il largo. Sono quelle correnti nelle quali è bene non caderci quando si fa il bagno col mare mosso, perché possono essere anche pericolose. Tutto questo ci indica che la spiaggia, che è un oggetto appunto che si muove, non ha un equilibrio statico, non rimane ferma, ma si muove, ha un equilibrio dinamico. D'altro canto, se voi andate 2 giorni consecutivi sia alla spiaggia che il mare sia calmo, sia mosso, la vedete diversa. Il secondo giorno è diverso dal primo. Questo vuol dire che se io prendo un definito intervallo di tempo, posso dire che la spiaggia è in equilibrio se tutta la quantità di materiale che viene asportato durante i periodi di maggiore energia pian piano viene ripristinato nei periodi di energia minore. Un intervallo di tempo definito. Per dire se una spiaggia è in erosione o meno, l'intervallo di tempo non può essere breve. L'intervallo di tempo deve essere di qualche anno. Perché questo? Perché normalmente la spiaggia ha un ritmo stagionale, cioè durante l'inverno parte della sabbia che sta nella spiaggia emersa viene portata nella spiaggia sommersa, e quindi la spiaggia emersa si riduce. Durante l'estate ciò che stava nella spiaggia sommersa viene pian piano riportato nella spiaggia emersa, e quindi la spiaggia emersa di estate in genere è più ampia. Quindi alla fine dell'anno si è mossa la spiaggia, in inverno sembra essere erosa, in estate sembra non essere erosa. Se io devo parlare di erosione, devo aspettare qualche anno e vedere come è andata dopo qualche anno questa successione di eventi. Quando siamo in una fase di tempesta, in una spiaggia naturale, le onde possono invadere tutta la spiaggia emersa e ad arrivare fino alla duna. In realtà, così facendo, dissipano un po' di energia, possono prendere in carico anche un po' di materiale dunare e rimettono in circolo. Se la spiaggia non è naturale e alla fine della spiaggia, anziché esserci la duna, c'è un muro, allora le onde arrivano al muro, ma si riflettono in parte, e questo non fa altro che aumentare eventi di erosione, cioè non si dissipa molto bene l'energia, l'energia seguita a rimanere in gioco. Quali sono le cause di arretramento di una linea di riva? Sono diverse. Allora, una linea di riva tende ad arretrare se diminuisce la quantità di sedimento disponibile. La quantità di sedimento disponibile può diminuire per fatti assolutamente naturali, per esempio un fiume per 10 anni non appiene e quindi porta meno materiale, oppure per cause antropiche locali. Se io quel fiume lo sbarro o comincio a tirar via materiale dal fiume, diminuisco il sedimento che il fiume porta alla foce, quindi il sedimento disponibile per la spiaggia. Questi eventi li possiamo vedere in tempi rapidi, dell'ordine di un decennio in genere, a volte anche meno. Altro elemento: se varia l'intensità o il verso di una corrente lungoriva, anche questo può causare, almeno localmente, l'arretramento di una linea di riva. Anche questo può avere cause naturali: per 3 anni domina lo scirocco invece del maestrale e quindi la corrente lungoriva si modifica. Oppure può avere cause antropiche: se faccio un porto, inevitabilmente quel molo inciderà sulla corrente lungoriva e causerà magari da una parte l'accrescimento, dall'altra invece una erosione. Anche in questo caso l'effetto è rapido, cioè lo si vede in tempi abbastanza brevi. C'è un altro elemento, che è il sollevamento relativo del livello del mare, che è causato dalle variazioni climatiche a grandi periodi. Questo è un fenomeno più lento. Tutti sentiamo parlare: il livello del mare si sta alzando. Sì, si sta alzando,
l'ordine di sollevamento millimetro e mezzo l'anno, qualcuno dice 3 millimetri l'anno, dipende poi bene da quale mare si va a considerare. Quindi questo è per cause ancora naturali in genere, ma anche per cause antropiche globali, perché forse una parte del riscaldamento climatico, almeno non si sa esattamente quanto, ma almeno in parte possiamo attribuirlo all'attività umana. L'effetto del sollevamento del livello del mare però non lo vediamo così rapidamente, c'è bisogno di più tempo, quindi incide meno in tempi brevi. Come si può mitigare tutto questo? Riadattandosi, ovvero sia costruendo più in alto, costruendo su palafitte, proteggendosi, facendo qualcosa, un'opera rigida, tra parentesi un muro, va, diciamo così, tanto per intenderci, che impedisca o diminuisca l'aggressività del mare. Ricostruendo la spiaggia, la tecnica del ripascimento artificiale, cioè si riporta il materiale che non arriva più e si riporta artificialmente. Oppure abbandoniamo tutto e ricostruiamo dietro, 500 metri, un chilometro verso l'interno. È evidente che se abbiamo una città costruita in riva al mare, la prima soluzione è inapplicabile, l'ultima soluzione si spera di non doverla applicare. Le altre due sono buone, cioè si cerca di fare qualcosa attraverso gli altri due sistemi. Come ci si difende? Ci si può difendere con opere rigide, credo che dopo ne sentiremo parlare molto più dettagliatamente di questo, e qui ci sono soltanto alcuni esempi, un paio di immagini che prevedono le barriere distaccate più o meno parallele alla riva, oppure dei pennelli trasversali con cui si cerca in qualche modo di limitare i danni. Oppure le opere non sono rigide, ovvero sia si ricostruisce la spiaggia prelevando sedimento da cave a terra o prelevando sedimento da cave in mare. In questo caso c'è l'esempio di una nave che sta scaricando materiale sulla spiaggia e poi il materiale sulla spiaggia viene sistemato dai bulldozer a ricostruire la spiaggia stessa. I due sistemi possono convivere, in realtà si possono fare dei ripascimenti protetti da opere rigide. Arriviamo alle nostre spiagge. Come vedete, le spiagge del delta del Tevere, non parlo delle spiagge di Ostia, perché come si diceva poc'anzi, la natura non conosce i limiti amministrativi, non gliene può importare di meno di quello che facciamo noi. Allora, tutte le spiagge di Ostia funzionano né più né meno che come quelle di Fregene, perché tutto il meccanismo in qualche modo risente di un input unico che è quello dato dal Tevere. Ce ne sono altri di Fiumiciattoli, ma porta poca roba, porta il Tevere, questo è importante. E il movimento dei sedimenti lungo riva si verifica essenzialmente per quelle correnti generate dai mari e dai venti dominanti nel paraggio costiero, che sono normalmente sono quelli che arrivano dai quadranti occidentali, quindi il Ponente, il Maestrale, il Libeccio, gli altri hanno meno influenza. Anche se dalle nostre spiagge un po' il sud si sente. È interessante sapere che dalla fine del Medioevo alla, diciamo, la fine del XIX secolo le spiagge del Delta del Tevere sono avanzate molto. Non soffrivano di erosione, al contrario, cercavano di avanzare. Il motivo è abbastanza semplice. Tra il 1450 e il 1850 c'è stata una fase climatica piuttosto umida che ha portato piene intense e frequenti del Tevere, quindi il Tevere portava materiale in grossa quantità e questo consentiva l'avanzamento di tutto quanto il fronte del Tizio. Che porta il Tevere? Il Tevere porta sedimenti di taglia molto diversa, porta le argille, porta i limi, porta le sabbie e una minima, piccola quantità di ghiaia in talune condizioni. La ricostituzione delle spiagge riguarda soltanto le sabbie fondamentalmente, la ghiaia è trascurabile, il limo e le argille servono a poco per ricostruire la spiaggia. L'immagine che vedete lì sopra è l'immagine di una piena del Tevere e vedete bene quel pennacchio bianco,
è la quantità di materiale sottile che viene trasportato lontano dalla foce del Tevere. Va lontano, guardate il lago di Bracciano, che ha un diametro di una decina di chilometri, quindi potete col rapporto vedere che il materiale sottile si allontana di parecchie decine di chilometri dalla foce del Tevere. Mentre la parte grossolana, quella che interessa la costruzione delle spiagge, viene abbandonata in prossimità della foce. L'immagine di sotto è una registrazione fatta con uno scandaglio proprio all'uscita di Fiumara Grande. Vedete che c'è un rilievo subacqueo, ma che sta sott'acqua veramente di poco. Quella è la cosiddetta barra di foce, cioè l'accumulo delle sabbie che il Tevere porta e che poi verranno rimosse durante le fasi di tempesta. Quando le porta il Tevere le sabbie? E se non ha una portata di almeno 350 metri cubi al secondo, di sabbia ne muove veramente poche. Ricordiamo che il Tevere ha una portata di medio annua di 230 metri cubi al secondo, e quindi possiamo dire che il Tevere porta le sabbie utili soltanto se va in piena, altrimenti non le porta. Quanto ne porta di sedimento il Tevere? Bisognerebbe misurarlo. In realtà le misurazioni recentemente sono diventate sporadiche, questo è un bel guaio. Le prime misurazioni sono state fatte alla fine dell'Ottocento, se ricordo bene tra il 1873 e il 1878, e la media annuale era all'incirca di 10 milioni e mezzo di tonnellate l'anno. Il totale, quindi tutto, sabbie, limi, argille e quel po' di ghiaia. Negli anni 30 sono riprese le misurazioni e i valori erano scesi a 7 milioni e mezzo di tonnellate l'anno. Dagli anni 70 la media sta sotto ai 2 milioni di tonnellate l'anno. Quindi, come vedete, in un secolo la quantità di materiale che il Tevere porta alle spiagge è diminuita in modo clamoroso. Perché? Diciamo che la prima diminuzione è in parte dovuta a fattori climatici, cioè è finita quella fase particolarmente umida che portava le grandi piene del Tevere. E poi sono cominciate le azioni fatte all'interno del bacino del Tevere per diminuire la franosità, per controllare meglio i fiumi. Nella seconda parte del secolo scorso invece la diminuzione delle portate dei torbidi del Tevere lo si deve quasi esclusivamente all'uomo, perché sono state fatte grandi dighe sul Tevere e su alcuni affluenti, quindi il lago del Turano, del Salto, Castel Giubileo, Nazzano, ancor più Corbara, più recentemente c'è Monte Doglio, anche se è molto lontana dalla foce. E questo impedisce a gran parte del sedimento di raggiungere la foce. Viene intrappolato nei laghi, viene diminuita l'erosione a monte, e poi c'è stato anche un periodo in cui in realtà si è portato via una certa quantità di sedimento proprio dall'alveo del Tevere per utilizzarlo per le costruzioni. Tutto questo ovviamente ha inciso fortemente sulla diminuzione del materiale che il Tevere porta alla foce. Come hanno reagito le spiagge alla diminuzione dell'apporto del Tevere? Allora, questo è curioso, lo si sa poco forse. Quello che vedete lì è uno schema della batimetria alla foce del Tevere effettuata nel 1883 dalla motonave Washington. Come vedete lì è segnata l'isobara di meno 5 metri, cioè il fondale di meno 5 metri e quello di meno 10 metri. Ricordo che la profondità di chiusura dalle nostre parti si aggira sui 7 metri, cosa più cosa meno in funzione di come viene calcolata, e quindi sta in mezzo a quelle due isobare. Osservate la distanza che c'è della 5 metri dalla linea di riva, è grosso modo un chilometro, la 10 metri è più di 2 chilometri. Se andiamo ad osservare il rilievo batimetrico fatto nel 1939, e lì le isobate del 39 sono riportate in rosso, vedete come sia la 5 metri sia la 10 metri si siano notevolmente avvicinate a riva. Questo significa che la spiaggia sommersa è già andata in erosione abbondantemente. Non ce ne accorgevamo, non se ne sono accorti guardando la spiaggia emersa, perché la linea di riva non si è mossa. La linea di riva in alcuni punti è addirittura avanzata in quel periodo, però la spiaggia era già in forte erosione. Osservate l'immagine sotto, prelevata da un libro di Mancini, in cui si vede la spiaggia di Ostia, che è già abbondantemente antropizzata, non c'è più la duna alle spalle, però una spiaggia ampia ancora, molto poco acclive, quindi una bella spiaggia.
Successivamente la quantità di sedimento che è arrivato dal Tevere è diminuito notevolmente, c'è un grafico che arriva fino al 2008 se ricordo bene, e anche la linea di riva è indietreggiata. Quelle due immagini sono immagini prese alla fine degli anni 70 e chi viveva qui da queste parti se le ricorda bene. Cosa si è fatto? All'inizio si è disseminata tutta la costa di opere rigide, frangifrutti, vediamo i frangifrutti di Ostia, i pennelli di Ostia già fatti negli anni 50, e poi vedete i pennelli di Focene e i frangifrutti di Fiumicino. Hanno avuto effetto, ma forse nell'immediato qualche effetto l'hanno avuto, a distanza di tempo no, però vediamo bene questa immagine, questa doppia immagine aerea. La parte di sotto del 1957 si vedono le opere rigide a nord del pontile e la sabbia che arriva alle opere rigide, quindi la spiaggia arrivava fino alle opere rigide. Vediamo la stessa immagine dell'83, vedete bene a nord del pontile le opere rigide quanto siano lontane dalla linea di riva. Quindi se il sedimento non c'è, le opere rigide da sole in lungo tempo non funzionano granché. Negli anni 70 poi anche le opere rigide hanno ceduto, vedete soprattutto nell'immagine di sotto un pennello che c'era a Mare Chiaro completamente rotto praticamente ormai dall'aggressione del mare. Alla fine degli anni 80 è stato fatto un ripascimento protetto da una barriera sommersa tra il canale dei pescatori e il pontile, riempiendo con materiale di cava a terra, ghiaie e sabbie per la ricostituzione della spiaggia. E poi l'operazione si è ripetuta alla fine, intorno al 1999, parte del 2000 se ricordo bene, riadattando quella barriera, inserendo dei setti sommersi, prolungando quella barriera a nord del pontile, più o meno come vedete in questo disegno estremamente schematico. L'effetto di questo lo vediamo a distanza di una ventina d'anni, è ancora tutto sommato accettabile, anche se probabilmente andrebbe ritoccato, rimesso a posto qualcosa. L'immagine che vedete sopra si vede molto bene la barriera sommersa e i setti sommersi. Nell'immagine di sotto vedete come un mare che arriva obliquamente alla barriera venga dalla barriera in modo significativo smorzato. E quindi la parte interna è meno soggetta all'attività del moto ondoso. Scusi, ma questo era le scale delle telline danneggiano, come se avessero due telline dopo l'altro questo. Le telline sono un discorso diverso dall'erosione. Chiedo scusa, però lasciamo finire il relatore, poi le domande le faremo alla fine. Grazie. Grazie. Lasciamo finire, scusi, poi le domande c'è uno spazio alla fine. Ho capito, però adesso ho capito, però c'è la spiaggia e abbiamo un settore delle strade, la via che dobbiamo proteggere, quattro canali di sabbia, è stato fatto rilascimento, è stato rilascimento e tutte le altre cose a Ostia, i medici che ci sono stati, dove stanno i dottori, non hanno fatto nulla. Scusi, io dico, sono il presidente. Ok, ho capito, però stiamo facendo un'esposizione, attenda cortesemente che finisca e poi fa le sue osservazioni. Abbiamo invitato tutti. Se non mi chiamavano i soci del consorzio, io non ero stato contattato. Allora, guardi, faccio ammenda allora personalmente per questa cosa, però la prego cortesemente di attendere, diciamo, il termine dell'esposizione e poi ascolteremo volentieri quello che ha da dire. La ringrazio. Allora, proseguendo il discorso su quello che è l'erosione, so benissimo che ci stanno una serie di altri problemi, però io mi limito all'erosione perché sono un geologo, quindi non parlo di telline, non saprei che dire delle telline. Allora, dicevamo, questa è la situazione dopo il ripascimento, il secondo ripascimento di Ostia. Ci sono dei problemi a proposito dell'erosione? Certo che ci sono dei problemi evidenti. A nord la situazione di Fregene, vedete le immagini del 2001 e del 2017, vedete come a Fregene la linea di riva si è arretrata
e vediamo anche come nell'inverno scorso addirittura ci sia stato localmente lo sfondamento delle dune a Fregene, quindi l'aggiramento delle dune. Poi abbiamo i problemi a sud, il canale dello Stagno che si interra. Questo non è un problema recente, il canale dello Stagno si è sempre interrato. Esistono delle carte dell'inizio dell'Ottocento in cui c'è scritto foce dell'emissario dello Stagno che si interra per le libecciate, quindi è cosa comune e normale. E poi la parte a sud del canale dei pescatori in forte erosione. Si può mitigare, ma sì, si può mitigare, sentiremo poi bene come si può mitigare. Per esempio, per il canale dei pescatori un'idea potrebbe essere quella di rifare i moli in questo modo, come è stato fatto per il canale del Rio Martino, cioè con moli curvi. Hanno limitato fortemente l'erosione, hanno limitato l'insabbiamento, non l'hanno risolto, lo hanno limitato, senza fare prolungamenti particolarmente esterni. Come mitigare? Qui poi i pennelli ne parleremo dopo, se ne parlerà dopo, con attenzione. Il ripascimento morbido protetto sembrerebbe, ai fini dell'erosione, il meccanismo migliore che può essere fatto come è stato fatto o in modo diverso, ovviamente. Un'ultima cosa, c'è un problema di portualità ancora. La portualità fatta con il porto di Ostia è una portualità che non ha dato problemi significativi alle correnti lungo riva. Mi preoccupa molto di più il porto di Fiumicino, parlo del porto, non del porto turistico, l'altro porto. Mi preoccupa perché è sicuramente più impattante, però immagino che chi fa un'operazione del genere preveda l'impatto che può produrre e magari preveda anche le opere per mitigare l'impatto. Io dico che soltanto qualunque cosa si fa nell'ambito di un paraggio costiero o della fonte di alimentazione dei sedimenti si avrà una risposta naturale dell'ambiente. Quello che mi sembra essenziale è che si preveda anche la risposta dell'ambiente e che ci si predisponga per sistemare le cose per tempo. Vi ringrazio.